Ciao ragazze, vorrei rispondere anch'io al video tag Confessioni di una beauty guru. Tralasciando il termine guru, iniziamo con il video tag che è carinissimo. Allora, la prima domanda è: quante ore a settimana impieghi per registrare ed editare i video? Quante ore a settimana? Ma non lo so, so solo che dipende da che video devo editare. In genere per registrare un video ci metto un'oretta, perché tra l'intro, che comunque sapete io sono chiacchierona, e tra intro e video un tre quarti d'ora buoni, abbondanti, ma direi proprio un'oretta se ne va. Ed editare video anche qui dipende da che video devo editare. Se si tratta di vlog o comunque video tag dove comunque non devo fare tagli, eccessivi tagli, in una mezz'oretta me la cavo, altrimenti tre quarti d'ora. Non ci metto tanto, sono piuttosto veloce perché ho dei piccoli accorgimenti, quindi preparare già parti montate, non so come spiegarvi. Comunque sono piuttosto veloce a fare queste cose tecniche, non ci metto tanto, comunque sempre all'incirca massimo un'oretta, massimo massimo. Sì, una che spende o risparmia, dipende, perché mi viene da starnutire, quindi ogni tanto chiudo gli occhi e mi trattengo il setto nasale perché rimando lo starnuto che voi mi vedete sempre starnutire. Sei una che spende o risparmia. Sono tendenzialmente una dalle mani bucate, ma ultimamente sono tirchia. Quindi cerco di risparmiare, anche se in realtà poi magari accade qualche cosa, non so, devo comunque fare qualche spesa. Se è una spesa che posso fare solo in un determinato periodo, in un determinato momento, la faccio. Quando è più facile filmare per te? Quindi, quando è più facile filmare per me? Sicuramente il pomeriggio, dopo pranzo, nella fase digestiva. Perché io mi occupo di mia nonna, quindi la mattina c'è gente a casa, il pomeriggio c'è gente a casa. Nel primo pomeriggio dopo pranzo, quindi verso le 2, non c'è nessuno, io ho già finito di mangiare, quindi più o meno fino alle 4 ho un po' di respiro, e poi in quell'ora devo cercare di fare 3.000 cose, magari riposarmi, però preferisco magari fare un video. Quindi sì, primo pomeriggio. Ok, cos'è che ti mette a tuo agio? Per parlare di fronte ad una videocamera? Boh, non saprei. Cosa ti mette a tuo agio per parlare di fronte ad... La mia videocamera. La mia videocamera. La mia videocamera. Sì. Qual è la tua peggiore abitudine per il trucco e per i capelli? Per i capelli niente, perché è la parte del mio corpo a cui tengo di più. Però forse un'abitudine è quella che spesso mi gratto i capelli. Mi tocco i capelli quando studio, scusate, non gratto, mi tocco i capelli quando studio. Ed è una tragedia, scusate, mi devo soffiare il naso. Ok, modalità naso rosso. Quindi, ed è una scocciatura perché me li sporco praticamente, me li sporco da sola. Invece, per quanto riguarda la peggiore abitudine per il trucco, no, non penso di avere peggiori abitudini, semplicemente perché anch'io cerco di fare cose abbastanza semplici, veloci. E naturali, non troppo artefatte, quindi preferisco truccarmi poco ma decentemente.
e non fare pastrocchi buttati lì e poi scappare perché magari si affretta. Qual è la tua frase che vorresti il mondo seguisse come regola per la vita? Non saprei, penso vivi e lascia vivere. penso vivi e lascia vivere in questo momento. E poi, settima domanda, quanto tempo impieghi per prepararti ogni giorno? Dipende, perché dipende da che cosa devo fare. Perché se devo scendere a fare dei servizi, commissioni, quindi non devo essere tutta ghindata, ci metto massimo mezz'ora, ma so prepararmi anche nel giro di un quarto d'ora, spesso lo faccio. In quel caso il trucco è solo il mascara, il correttore, il blush e il primer della Too Faced. Candlelight. E per i vestiti, se devo fare servizi, metto la prima cosa che capita. Se invece devo uscire per un'uscita serale, per qualche evento, ci metto un'ora. Poi, qual è il tuo video preferito su YouTube? Sicuramente i prodotti preferiti e bocciati. Quelli me li guardo sempre, sempre, sempre. Ma non c'è un video in particolare che mi piace. Stavo vedendo la settimana, scusate, ieri, anzi no, era l'altro ieri a Roma. Stavo vedendo, rivedendo con piacere il video, il corto che ha fatto Lolla con i suoi amici sardi, quello con tanti effetti speciali. Quel video mi piace particolarmente, quindi siccome è ben fatto, me lo riguardo con piacere. Una YouTuber che segui che meriterebbe più visualizzazione e iscritti? Qua ce ne sono così tante di ragazze che apprezzo, che è un po' difficile. Secondo me, Claudia Pellegatti, poi Maria Luisa, vi metto poi i nick in giro. Gir Marsal, Girma, che ha vinto il concorso di Estesi Profumerie, lei è bravissima. Poi una ragazza che ho scoperto da poco, Maria, a cui mando un bacio, si occupa di moda. Prima o poi mi crollerà il lampadario, la lampada addosso. Poi ce ne sono così tante, secondo me. Qual è un progetto per il prossimo anno che ti rende felice? Non ho nessun progetto in cantiere, ahimè. Ce ne ho uno nel cervello, ma non è una cosa che si realizzerà a breve, o magari non si realizzerà affatto. No, comunque non ho nessun progetto per il prossimo anno che mi rende felice. Spero di chiudere un ciclo per iniziarne un altro, speriamo. Il momento più strano mentre hai filmato un video? No, e a me non succede niente di strano. Io le stranezze che combino io, a parte le stranezze che combino io, non c'è nessun momento strano, non mi è capitato nessun momento strano. Mi è stata già fatta questa domanda, ma in realtà no, non ho nessun momento strano. Quanto tempo impieghi per prepararti per un video? In realtà zero. Non mi preparo per i video, non amo prepararmi per i video, non amo che le persone si preparino per i video, ahimè, non mi agghindo per i video. Vedete, io adesso sono truccata perché ho provato dei prodotti, ma sono in tuta, non me ne frega niente di indossare una maglia carina che si intona all'ombretto, indossare l'orecchino che si intoni all'occhio, colore rossetto, non me ne frega un ciufolo. Anche perché spesso realizzo make-up appunto alle 2 di pomeriggio e a quell'ora in genere me ne sto a casa mia a digerire.
non vado da nessuna parte. Se invece mi vedete con un paio di orecchini e una maglia un po' più decente, che non sia una tuta come in questo caso, vuol dire che mi sto truccando e a questo punto utilizzerò poi il trucco per uscire da lì a poco. Ma in realtà non amo prepararmi per i video, mi sembra una cosa un po' finta, boh, no, non proprio finta, ma no, non amo perdere tempo. Già, comunque fare video porta via un sacco di tempo. Se poi mi devo preparare anche per fare un video, allora no, perdere una giornata intera, sinceramente, non ho tutto questo tempo. Tredicesima domanda, in questo momento indossi sotto jeans, gonna oppure il pigiama? Tuta, tuta, vedete? Tuta, tuta. La mia tuta per stare in casa, sì, sono salita sulla scrivania, sulla sedia. Tuta perché io in casa sto in tuta, non sto in pigiama perché il pigiama è intimo, è qualcosa che deve essere pulito dato che devo poi entrarci nel letto, quindi non starei mai a casa con il pigiama, anche perché avendo cane e gatto con i peli sarebbe un casino. E ultima domanda, che cosa ti rende più orgogliosa nella tua vita? Allora, se parliamo di qualcosa che mi rende orgogliosa, però inerente al tubo, è la constatazione di conoscervi dal vivo e apparire ciò che in realtà sono. Nel senso, mi è stato detto più e più volte dalle ragazze che magari incontro e con cui magari passo un po' di tempo, che in effetti sono proprio così come sono nei video. Quindi, beh, per dire, stupida, rintronata, con la testa tra le nuvole, è tutto ciò che sono nei video. E devo dire che mi piace, perché in realtà non mi piacerebbe essere nel video una persona e poi in realtà esserne un'altra, quindi sono felice di apparire per ciò che sono realmente, sono felice di conoscervi ogni volta e nulla, quindi bah, quello che mi rende più orgogliosa è probabilmente siete voi, sono tutte le ragazze con cui ho stretto un minimo di amicizia. Mi dispiace e lo voglio aggiungere in questo video perché ultimamente ho pochissimo tempo per vedere video. E ultimamente gli utenti, voi, anzi, in realtà il tubo si è riempito di nuovi canali e non è facile stare dietro a tutti i nuovi canali. Io ho un'amica, Filomena, a cui mando un bacio, che ha aperto un canale il mese scorso. Vi lascio il link del suo canale e mi spiace, Filomena, ma io non ho avuto il tempo materiale di guardarmi tutti i video. Ho iniziato a vederli, poi tra il caos del cane, il gatto, nonna e altri casini che ho in questo periodo e che devo sbrigare in questo periodo, non ho il tempo di guardare tutti i video di tutte le mie nuove iscrizioni. E quando ho un po' di tempo, mi vedo il primo video che mi capita sotto mano, perché con la nuova homepage di YouTube non è più possibile cancellare i video già visti, quindi li devo scorrere ogni volta ed è un casino, quindi mi perdo tanti, ma tanti nuovi video. E di questo me ne dispiace, perché vorrei potermi dividere come sempre, ma io sono una persona e nel tempo che io ho cerco di fare quante più cose possibili. Se vedete che io non rispondo a una vostra domanda, cosa rara, ma siccome io ultimamente controllo la posta dal cellulare, e la posta poi il messaggio mi risulta come già letto, quindi quando poi magari accendo il PC, dimentico di dover rispondere ad una domanda, ad un messaggio privato. Quindi se vedete che dopo un paio di giorni non vi rispondo, riscrivetemi di nuovo per ricordarmi che mi avete mandato un messaggio. Non mi dà fastidio assolutissimamente, serve a me perché io ho poca memoria,
ultimamente tante, ma tante cose da fare e sono poco a casa, quindi scusatemi e chiedo scusa a Filomena. Vi lascio comunque il canale di Filomena. Si occupa un po' di tutto. È una mamma giovane, quindi ha esperienza con bambini. E nulla, quindi mando un bacio. Aia, ho sbattuto il gomito! Mando un bacio a tutte voi. E nulla, saluto tutte le nuove iscritte, vi ringrazio per le iscrizioni. E ci vediamo al prossimo video. Per tutti i video risposta, come sempre, inseriteli qui sotto. Se non li trovate, rimandatemeli perché YouTube spesso non me li segnala nella posta in arrivo, quindi è per quello che a volte non ve li ritrovate, perché io stessa non me li ritrovo nella posta in arrivo, quindi dopo questi 18 minuti, come sempre, io sono un chiacchierona. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Registro l'intro per il tag What's in my Magdalene Rosso, quindi